Dicono anche gatto è coinvolto, chi lo dice? Chi lo ha detto? Cioè, iniziamo a entrare dentro le questioni come devono essere, perché qui non, ragazzi, qua non stiamo parlando di opinioni, questo ha giocato bene, questo ha giocato male, ma secondo me quello lì meritava 7, invece in pagella è andato 6 e mezzo, 6. No, attenzione, cioè, qui bisogna fare le cose come vanno fatte. Questo dicono che non esiste, questa roba non esiste, questa la prendiamo e la mettiamo da parte. Adesso voglio proprio entrare dritto a gamba tesa. Non esiste il dicono. Non esiste il dicono. Dato che siamo in una situazione paradossale, paradossale che non esiste, perché non esiste la situazione nella quale siamo in questo momento, siamo qui ad aspettare che un tizio che è diventato famoso per cose un po' così, cose un po' così, e che si è fatto anche degli anni di galera, può tenere in ballo, può tenere in scacco tutto il sistema calcio italiano e fare quello che vuole. Vuole fare quello che vuole. Mettersi qui col suo telefonino, fare la storia. Ciao, sai cosa c'è? Oggi dico un altro nome alle 14. Qui siamo fuori di testa completamente. Qui siamo fuori di testa completamente. Con la polizia che deve correre per andare a Coverciano per far sì che Zaniolo e Tonali non abbiano tempo di distruggere eventuali prove. Quindi questo dicono che togliamolo, questa proprio voglio che iniziamo a toglierle queste cose, dobbiamo iniziare a parlare come deve essere. Tra l'altro, voglio aggiungere un'altra roba, perché adesso è saltato fuori che Zaniolo e Tonali hanno iniziato a dire: ragazzi, ma io non ho mai scommesso sul calcio, stanno dicendo questi. Loro stanno dicendo: oh sì, blackjack, sì, slot machine, sì, roulette, queste robe qui, sì, anche siti in cui non dovevamo andare, ma mai sul calcio. E qua invece siamo già nella dimensione in cui questo ha fatto quella, ha venduto le partite. Oh ragazzi, smettiamole, che qua stiamo sparando sulla folla. Prima o poi qualcuno lo becchiamo, certo. Non esiste. Sembra il fantaludopatico. Sembra che ce lo dobbiamo mettere qui e indovinare i nomi. Ora, tra 9 minuti uscirà un nuovo nome. Anche qui dicono essere Zaleski per un motivo. La foto che ha utilizzato Corona è una foto di Zaleski. Vediamo, vediamo, perché anche qui magari si sta mettendo in mezzo il nome di un giocatore giovane della Roma che magari non ha nessuna colpa. E magari Fagioli, Zaniolo e Tonali si sono andati a fare una partitina su, che cacchio ne so, i siti dei casinò, che adesso siamo su Twitch, quindi possiamo parlarne. Io non ho mai parlato di sta roba, però io la mia posizione su sta roba ce l'ho e ce l'ho sempre avuta e fa cagare. Non uso, adesso andiamo dritti, andiamo a sparare, voglio proprio sparare e dire tutte le cose che mi sono tenuto dentro. Fa cagare che su Twitch esistano degli streamer che invitino la gente a giocare sui casinò online perché sono pagati dai casinò online per vincere. Sono robe da matti, perché qua stiamo parlando di malattie. Qua stiamo parlando di malattie, di malattie. La ludopatia è una malattia. Zaniolo, Fagioli, Tonali sono ludopatici? Non lo so, non lo sappiamo. È per questo che non possiamo adesso sparare a zero. Non si sa ancora cosa abbiano fatto. Ma anche qui, scommesso sul calcio, fonte chi? Cioè, state vedendo come sta funzionando l'informazione in Italia in questo momento? Voi state capendo come sta funzionando? Oh, nessun giornalista in Italia sa sta roba qui. Nessun giornalista in Italia è a conoscenza di questa roba qui. C'è uno solo che sa le cose di Fabrizio Corona, perché chissà chi gliele ha dette, chissà che giro ha avuto, chissà quale giro ha avuto per arrivare qui. Corona, chissà che imbeccata, chissà che con chi sta parlando. Perché adesso lui fa il santarellino, che lui sa, ma chissà con chi sta parlando, chissà che aggancio è, chissà che fonte è, ma chissà che cosa c'è sotto. Stanno giocando sul calcio? Hanno truccato le partite? Adesso Corona sta facendo il giochino, ci sono altri 50 calciatori. 50 calciatori, boh, vediamo chi sono i presidenti, boh, vediamo.
chi sono. Lui sta creando hype, lui sta facendo la stessa cosa che facciamo per la YouTuber League, per far vedere che esce il video, quindi metti alle foto in cui non si capisce chi ha vinto, chi ha perso, così sei invogliato ad andare a vedere il video quando esce. Lo stesso principio, uguale, identico. Ringrazio Yuri per il 19° mese, grazie mille per i complimenti al video di oggi, grazie mille. E c'era anche un'altra sub che è Deb, grazie mille, e anche a Mirko, grazie mille, benvenuti. Certo, è il suo lavoro, indubbiamente è il suo lavoro, assolutamente sì, il punto è proprio questo, che è il suo lavoro, e quindi non bisogna pendere dalle sue labbra, perché lui sta facendo tutto questo per far parlare di sé. Quant'è che non si faceva parlare, quant'è che non si tirava fuori il nome di Corona? Da quanto? Da quanto? Ah, un po' che non si parlava di Corona, eh? Adesso siamo qua, tutto il mondo pallonare qui che aspetta che fra 6 minuti Corona faccia un nome. Ragazzi, Squid Game davvero, eh? Squid Game. Nicolas, grazie per il 24°. Sì, anch'io ho paura che possa saltare la Serie A. Anch'io ho paura che possa saltare la Serie A. Però bisogna vedere dove si arriva. Perché già ieri si diceva che uno dei due nomi di Corona era un calciatore che scommetteva sul suo stesso club mentre lui era in panchina. Però vedete come stiamo andando? Stiamo andando a, si dice, si ha detto, si mormora. Oh, qui di ufficiale non c'è niente. Di ufficiale c'è una cosa, che ieri a Coverciano è arrivata la polizia per prendere il tablet, telefono, computer di questi giocatori nominati da Corona per impedire che possano andare a distruggere delle prove. Stessa cosa, adesso siamo qui, eh? Il giochino è questo, ma anche qui, ma secondo voi, ma è normale che in un mondo del genere, in un paese come l'Italia, quando ieri la polizia va a prendere Fabrizio Corona e gli dice, oh allora, ma che gioco stai giocando? Lui non gli dica niente, o magari gliel'ha detto tutto, magari gli ha fatto tutti i nomi. Io non ci credo che Corona ieri abbia fatto tutti i nomi alle forze dell'ordine, perché sennò banalmente oggi Corona non si mette lì col suo cellulare a dire oggi alle 14 faccio uscire un altro nome, perché gli impediscono di fare sta roba qui, invece la fanno fare. È diventato tutto un grandissimo show. Domani si gioca Italia-Malta, ma sapete chi se ne frega domani in Italia-Malta? E guarda caso proprio in una settimana in cui non c'è calcio giocato. Non c'è calcio giocato. E quindi cosa facciamo? Stiamo qui ogni giorno a parlare di sta roba qui. Grande risalto mediatico proprio perché, eccoci qua, eccoci qua. Poi magari questi giocatori, magari questi 50 giocatori, che magari ci sono, perché secondo me Corona in questo momento c'ha delle fonti affidabili, ma anzi molto probabilmente ci sono davvero 50 giocatori. Magari questi hanno tutti giocato su dei siti come quelli del casinò, o magari hanno giocato su dei .com piuttosto che dei .it, dato che ho seguito io anche ste robe qui, che ci sono youtuber o ex youtuber, oggi streamer, che sono stati coinvolti su sta roba qui. E magari è semplicemente questo, magari sono semplicemente siti da cui non ci guadagna il monopolio di Stato, perché poi gira che ti rigira. Qual è il problema? Qual è il problema? Ditemi qual è il problema. Magari perché un sito è considerato illegale? Perché magari esce dal monopolio italiano o esce dalla giurisdizione europea, eh? E quindi non ci guadagnano tutti? Perché adesso intendiamoci qua, la cosa che a me dà noia è che nessuno si stia concentrando su quelli che sono i ragazzi interessati in sta roba qua. I ragazzi. Perché se Fagioli, Zaniolo, Tonali o quello che tra 3 minuti uscirà sono dipendenti, hanno una malattia e magari non hanno giocato sul calcio, magari sì, magari hanno giocato sul basket, magari dovevano andare su dei siti extra Italia o dei siti legali per proteggere tra virgolette il loro nome, perché se no viene fuori che sono ludopatici, vuol dire che magari hanno dei problemi. Qui non si sta neanche più parlando di aiutare questi ragazzi a uscire da questo problema, qui si sta parlando semplicemente di coglioni che fanno questo. Signori, attenzione, perché adesso ci sono cose che non ho mai detto anche qua, perché sono passaparola, sono dei passaparola, no? Io abito vicino a Reggio Emilia, io abito vicino a Ferrara,
Sapete quante volte ho sentito da amici che lavorano a Reggio Emilia? Guarda che Berardi è sempre a giocare alle slot machine, guarda che Berardi è sempre all'interno di un bar che fa, guarda che Berardi è ludopatico. Bisogna aiutarlo. C'è una dipendenza, bisogna aiutarlo. Vicino a Ferrara, sapete quante volte ho sentito dei miei amici che lavorano a Ferrara che quando Allegri allenava a Ferrara la SPAL si è fatto dei debiti grossi a giocare ai cavalli? Sapete quante volte l'ho sentita sta storia? Non è che se uno gioca sul calcio è più o meno ludopatico, se giochi le slot machine o se giochi sui cavalli sei più o meno ludopatico. Cioè, sono problemi, eh? Sono problemi. Sono problemi. Se non hanno giocato sul calcio non c'è nessun problema, non è vero. Non è vero, perché anche magari aver giocato su dei... Sto facendo la sintesi. La sintesi è questa. Magari questi giocatori hanno giocato su piattaforme illegali, magari non regolamentate dall'Italia, non regolamentate dall'Europa, e quindi non lo potevano fare, e queste piattaforme illegali porteranno a una squalifica, che anche qui, apro e chiudo a parentesi, perché nel regolamento sportivo deve esserci una roba di questo tipo? Cioè, se io gioco su una piattaforma illegale, perché devo essere squalificato per il calcio? Per questo? Adesso andiamoci a leggere, guarda, voglio andarmi a leggere il regolamento della FIGC, voglio andarmi a leggere il regolamento sportivo per capire, perché sennò non si capisce. Sono le 14, io ho Twitter qui, lo stiamo monitorando, anzi sapete cosa facciamo? Andiamo proprio, guarda, c'ho la pagina del coso di Corona aperto, del sito di Corona aperto, andiamo sul sito, andiamo a vedere. Eh no, perché magari la regola, a me non stupirebbe nemmeno un regolamento stupido del tipo sei tesserato, non puoi fare scommesse di nessun tipo, non puoi comprare un gratta e vinci, potrebbe benissimo essere, eh? Abbiamo visto l'anno scorso delle cose insensate dal punto di vista sportivo. Guardate, codice di giustizia sportiva. Ovviamente il sito è out, di Corone, offline, come ieri. Facciamo così. Codice di giustizia sportiva. Scommesse. Eccolo qua. Articolo 24. Eccolo qua. Guardate, provo a mettervelo anche qui. Attenzione. No, niente, mi era arrivato un coso. Condividi schermo. Finestra. Eccolo qua. Condividi. Eccolo qui. Questo è il codice. Questo è il codice. Allora, chiudo qua. Questo lo lasciamo aperto. Eccolo qua. Allora, ai soggetti dell'ordinamento federale, dirigenti e soci tesserati delle società appartenenti al settore professionistico, è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti utilizzati e riceverle. Abbiano oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali, FIGC, FIFA e UEFA. Ok, quindi sul calcio non ci puoi scommettere. È sul calcio. È sul calcio. E qua parla di calcio. Adesso è andato alle 14.20, così ci sono 20 minuti in più, così stiamo qua come dei cretini. E parla di... Adesso poi magari l'ho letta male alla veloce. FIGC, FIFA e UEFA. Quindi, teoria... Teoria... Se voglio giocare al gratte vinci, posso fare. Se voglio andare al casinò di Venezia, lo posso fare. Se voglio scommettere sull'NBA, lo posso fare. Quindi il discorso a questo punto, se questa cosa viene confermata, è che se Zaniolo, Tonali, Fagioli hanno scommesso alle slot machine, non succede niente. Se Berardi tutti i giorni in pausa pranzo è lì che
mette 150 euro nelle macchinette, non succede niente. Se Allegri ha puntato 1000 euro sul cavallo, non succede niente. Succede niente. Allora bisogna vedere. Allora bisogna vedere. Non possono usare siti illegali. Però quello non è un discorso di questo. Questo non è più allora un ragionamento sportivo. Cioè, se Fagioli scommette su un sito illegale, su un sito non regolamentato, può essere squalificato. No? Può essere squalificato. Cioè, con cosa se li è fatti sti debiti, se ci sono dei debiti, Fagioli? Allora, se è un discorso di legalità, andiamo in un'altra parte. Avrà delle responsabilità civili, avrà delle responsabilità penali. Ma ragazzi, ma chi lo dice? Cioè, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo questa certezza. O magari sì. Cioè, allora, intendiamoci. È questo io. È il messaggio che voglio passare io è questo. Il messaggio che voglio passare io è questo. Sì, ma ragazzi, ma chi l'ha detto? C'è stata... Ok, lo dice la Repubblica. Benissimo. È normale, secondo voi, che in questo momento ci sia un giornale che riporta delle dichiarazioni e basta? Cioè, secondo voi è normale che un giornale, un giornale riporta questa roba qui? Tutti gli altri non sanno che pesci pigliare. Allora, ci sono dei collegamenti, qualcuno gliel'ha detto, qualcuno l'ha spifferato, sì, ma logica non fa niente. I suoi avvocati non hanno detto questo. Io ho letto le notizie riportate da Schira, e Schira cosa dice? Che i legali di Fagioli hanno detto che si è autodenunciato. Stop. Se poi Fagioli ha puntato sul calcio, è un idiota perché non lo può fare. E spero che lo capisca, e spero che lo sappia, e spero che lo comprenda, perché sul regolamento che abbiamo letto adesso non puoi farlo e ti becchi una squalifica. Se l'errore è stato quello, ti becchi la squalifica. Ma questo non toglie che se un giocatore, Tonali, Fagioli, Zaniolo, quello che volete, metteteci il calciatore che volete, se questi si mettono a puntare sul calcio, che non lo puoi fare, perché non lo puoi fare da regolamento, e ti giochi pure la carriera per sta roba qui, allora vuol dire che c'è qualcosa di più, vuol dire che c'è qualcosa sotto, vuol dire che c'è un problema sotto, vuol dire che c'è un problema sotto. E per quanto vanno puniti perché hanno sbagliato, perché nessuno qui è a dire no, vabbè, ma non bisogna... Se hai sbagliato, paghi. Stop. Se hai sbagliato, paghi, punto. Però dall'altro punto di vista, quello umano, bisogna dirlo chiaramente che questi giocatori, questi ragazzi a 20 anni vanno aiutati. Perché se ti metti a giocare sul calcio da calciatore, anche se non ti vendi le partite, se ti vendi le partite è proprio il limite massimo di sopportazione per me. Lì non esiste nessun tipo di... Vai aiutato certamente, ma non esiste giustificazione. Se te ti metti lì, sei a casa, non giochi la Champions e devi andare sul sito di non so chi, di non so dove, a fare la scommessa per non far figurare che te, Nicolò Fagioli, punti su... Allora lì vuol dire che sei ludopatico. Perché stai mettendo a rischio la tua carriera solo o per avere il brivido di aver vinto o perché hai dei giri strani. E lì hai dei giri strani. Attenzione. Attenzione. Chiesa ritorna alla Continassa. Ma Chiesa non stava bene, ragazzi. Non aveva neanche senso far andare in nazionale. Chiesa non stava bene da subito. Non ha giocato l'ultima partita. Per me. Ma come no? Ma come no? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ho detto la stessa identica cosa. Allora, o non hai ascoltato il video di oggi, o non hai letto l'articolo che ho scritto. Cosa stai dicendo? Questo commento che cosa vuol dire? Spiegami cosa vuol dire questo commento. Quando è che ho detto che invece Tonali e Zaniolo è di diverso da Fagioli? Dimmelo, dimmi il momento esatto in cui ho fatto qualcosa di diverso, un trattamento diverso Tonali e Zaniolo rispetto a Fagioli, dimmelo. Dato che hai scagliato la prima pietra, adesso me lo dici. Quando?
quando sto dicendo che questi ragazzi vanno aiutati tutti, tutti. Ma perché? Poi mi girano anche i maroni, eh? Poi mi girano anche i maroni, eh? Perché la gente parla così, per dare aria alla bocca. Leggevo fino a 3 anni, cioè puntato sul calcio, poi prima qualcuno parlava di Masiello. Madonna, cioè Masiello si è venduto le partite, eh. Masiello si è venduto le partite. E lì, ecco, Sport Italia è stato clamoroso. Cioè, Sport Italia è stata la ciliegina sulla... Io quando stamattina ho visto che se ne vantavano l'esclusiva Sport, se ne vantavano di aver fatto un video in cui una diretta in cui c'è Tancredi Palmeri al telefono con Corona, l'esclusiva Sport Italia. Qui Corona diceva che Fagioli non è andato in tournée perché la Juventus il 1° d'agosto ha saputo della roba di Fagioli e quindi hanno cercato di pulirlo e di lasciarlo a casa il 1° d'agosto. 31 di luglio la Juventus stava tornando in Italia. roba da matti. Con Corona che diceva io sono interista, ma mettetelo un attimo da parte, la Juventus meriterebbe la retrocessione per questo. Fact checking. Non era difficile controllarla sta roba, eh. Non era difficile. Io sono molto tranquillo da questo punto di vista. Sono molto tranquillo da questo punto di vista perché non ho dipendenza. Cioè ho questa fortuna, non sono dipendente dal gioco d'azzardo. Non lo sono mai, anzi io non ne sono attratto. Perché un conto è, vabbè, c'è la giornata di Serie A in cui ti senti caldo di dire metto 10 euro... faccio la schedina e bla bla bla, mi capiterà 2-3 volte in un anno, 38 giornate, perché altre 35 non ci punto niente. C'è la finale di Champions, c'è la finale dei mondiali, c'è una determinata partita di Champions dei mondiali, magari fai la schedina, ma non ho nessun tipo di rapporto. L'unica cosa che mi concedevo era una volta al mese, quando andavo a comprare le marche da bollo da applicare alle fatture, oltre alle marche da bollo, dato che dovevo presentarmi fisicamente in un tabacchi, compravo un gratta e vinci da 1 euro. Questo è quello che mi concedevo. E d'ora in avanti non c'è neanche più da comprare le marche da bollo perché è diventato tutto digitale, quindi pago tutto un certo giorno del mese, ogni 3 mesi mi pare, roba del genere, quindi non compro nemmeno più il gratta e vinci da 1 euro, non ne sono attratto, è per quello che prima vi dicevo, casino online, tanti youtuber di una volta che magari hanno perso interesse perché magari non sono stati in grado di portarsi avanti il loro pubblico negli anni o tutte queste cose qui, robe del genere, che si sono messi a fare i casino online, che magari hanno anche un pubblico con un'età media di 14 anni, 15 anni, e a recitare per far vedere che avevano vinto 200.000 euro, quando era palese che fossero i casinò che per chiedere una collaborazione andavano a riggare gli account e a far vincere quelle persone. Stiamo scherzando. Io non so neanche se ci sono ancora queste cose. Sono stati aboliti i casino online su Twitch? Io mi auguro di sì. Io mi auguro di sì, perché è una roba moralmente vergognosa. Sono stati aboliti? Ah, meno male. Meno male. Meno male. SNI. Ecco, SNI già non mi piace. È per quello che io dico. Ragazzi, cioè, in questo momento qui è saltata fuori sta roba. Salteranno fuori 50 giocatori di Serie A, salteranno fuori dei presidenti. Chi c'è lassù? Chi c'è lassù? Che comanda il calcio? Che gestisce il calcio? Non si può fare la domandina che forse c'è qualcosa da modificare?
che forse c'è qualcosa da aggiornare? Non possono farsela sta domandina? Dobbiamo rimanere ancorati alla poltroncina a dire va tutto bene, siamo tutti perfetti, guardate che meraviglia, facciamo l'europeo tra Italia e Turchia? Da rimanere attaccati alla poltrona e negare tutti i problemi? Ma anche un discorso legato... Non si riesce mai a cogliere la palla al balzo per parlare di queste robe qui. Perché ormai anche l'informazione, che in questo momento non ci sta capendo niente, non ci sta capendo niente l'informazione in questo momento. Mi appello ai direttori dei giornali, a quelli che scelgono le prime pagine, a quelli che decidono se un giornalista può scrivere una cosa piuttosto che un'altra. Ma invece che mettere in prima pagina Tonali, Fagiolo, Zaniolo, ma cavolo, ma apriamo mentalmente al fatto che queste cose purtroppo, se arriviamo primi tre giocatori, tre ragazzi di vent'anni, primi tre giocatori coinvolti, tre ragazzi di vent'anni, che ammettono perché Fagioli si è autodenunciato, Zaniolo e Tonali hanno detto blackjack, poker, quella roba lì, però ragazzi vuol dire che tutta sta gente, dire che tutta sta gente qui, problema col gioco d'azzardo ce l'ha, eh? Che sia calcio, che non sia calcio, ripeto, se è calcio è gravissimo, se vendi poi le partite è ingiustificabile, però vuol dire che queste persone, questi ragazzi, un problema ce l'hanno. Allora, com'è possibile che chi gestisce l'informazione in Italia non approfitti di questa roba per lanciare un messaggio, per lanciare un messaggio alle nuove generazioni? Perché se tutti questi ragazzi di 20 anni sono cresciuti con questa roba qui, anche se c'hanno i soldi, ma vuoi mica pensare che ci possa essere un problema, un piccolo problema per quella che è la gestione del gioco d'azzardo in Italia? La butto lì, eh? Può essere? Perché questa non ne approfittiamo? Succede la bomba, il disastro, non ne approfittiamo, non andiamo in... No, buttiamo in prima pagina le foto di questi ragazzi, hanno fatto questo. Perché l'ha detto Corona e non lo sappiamo neanche che cosa hanno fatto. Nico, grazie per il quarto, grazie per dare un punto di vista sul calcio che non si è avvizzato alla redazione di un giornale e quindi limitato nella libertà di esporre le proprie idee. Allora, io ho una grande fortuna che non passo da una redazione o da qualcuno che mi dice questo sì, questo no. Una cosa la penso, la dico, è una grande fortuna questa. Ragazzi, santo Dio, giocano solo a poker e blackjack. Perché non ci facciamo la domanda? Facciamo un passo indietro. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Zaniolo, Tonali e Fagioli, perché giocano a poker e blackjack? Cioè, che bisogno ha Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali di giocare a poker e blackjack, di farsi dei debiti? Qual è il bisogno? Qual è la necessità? Cioè, a me vengono in mente due risposte. La prima, è che magari non è un discorso limitato solo a questa roba, ma c'è anche qualcosa di più e magari legato al calcio. Qualcuno che magari muove davvero i fili nel calcio e dice fate così, così, colà. Ok? E questa me la voglio lasciare da parte perché sarebbe grave, un vaso di Pandora troppo alto, troppo anche brutto da scoperchiare, perché significherebbe veramente fermare il campionato se si arriva a questo punto qui. Perché vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando dalla gestione sportiva. La seconda, che non è grave come avere magari un gruppo che gestisce le scommesse sul calcio e quindi la criminalità organizzata, o se vogliamo utilizzare un altro nome, mafia, che gestisce questa roba, ma significa che magari semplicemente Zaniolo, Tonali, Fagioli e gli altri 47 che verranno fuori hanno un problema col gioco d'azzardo. Hanno un problema col gioco d'azzardo. Anche se sono milionari, 100, 200, 300, 500 mila euro in banca, io non ce li ho, beati loro. Loro ce li hanno
e comunque vogliono giocarsi quella roba lì, perché magari ti dà quella sensazione lì. Io ho tanti amici che amano giocare d'azzardo, tantissimi, tantissimi. Sono persone che quel problema ce l'hanno e ne sono consapevoli. Se arrivi a giocarti dei milioni di euro, l'accusa di Corona, questa stata su Fagioli, è che avesse dei debiti superiori al milione di euro, che avesse dei debiti superiori al milione di euro. Che necessità ha Fagioli di andare a farsi un debito di un milione di euro? Cioè, perché Fagioli si prende e si fa un debito di un milione di euro? Ditemelo. A me viene in mente che ci sia un problema di fondo di un ragazzo così giovane e che non dovrebbe avere problemi economici, dato che ha la fortuna di fare un mestiere in cui ne guadagna. No? Conto è, non lo so, ho visto in queste ore le foto di Tonali al casinò. No? Visto le foto di Tonali al casinò. Se Tonali è andato al casinò una sera e basta, è andato a farsi una serata goliardica con gli amici, con la fidanzata, con chi cacchio gli pare a lui, è andato lì, si è fatto la sua seratina, la sua puntatina, ma chi se ne frega? Ma piacerebbe anche a me, che non ho il vizio della dipendenza, se dovessi organizzarmi con i miei amici a dire una sera ci prendiamo su, andiamo a Venezia, al casinò, ci vestiamo bene, mettiamo un budget di 150-200 euro e facciamo una serata così, lo farei volentierissimo. E se in quella serata uno mi fa la foto, me la posta su internet e dice Toselli ludopatico, mi girerebbe un po' il cazzo, devo dirvi la verità, perché non corrisponderebbe a verità. Sarebbe semplicemente una serata in cui voglio fare quel cacchio che mi pare. No? Non sarebbe una serata in cui voglio fare quel cacchio che mi pare? Attenzione poi a credere a Fabrizio Corona, a pendere dalle labbra, dalla voce di Fabrizio Corona, perché magari ha avuto delle informazioni, sì, magari c'ha le informazioni che Tonali, Zaniolo e Fagioli hanno giocato o hanno dei debiti o fanno, magari non sul calcio, semplicemente che hanno giocato, che scommettono, che fanno cose, che giocano d'azzardo. Signori, ma ve lo ricordate le foto di Trezeguet in discoteca? Che sembrava che avesse pippato la cocaina perché avevano fatto il set, gli avevano messo la polverina sul tavolo. Lo stesso Corona ha fatto la stessa roba con Adriano. Attenzione, attenzione, che non significa che siano robe vere. È questo Simone il problema. È questo Simone il problema. Cioè, se fosse uscita la notizia che Tonali pippava, era cocainomane. Fagioli era cocainomane. Zaniolo era cocainomane. Ma santo Dio. Ma la prima cosa, prima di coglione, sbagliato, deficiente, non lo devi fare. Ma non ci sarebbe la preoccupazione di sapere che dei ragazzi così giovani hanno dei problemi così grandi? No? Cioè, solo a me viene in mente sta roba qui? Cavolo, io 10 anni fa che non ho mai fatto questi errori. Per fortuna non li ho mai fatti io questi errori. Ma cavolo, ma la gente li fa questi errori, Cioè, se sul pacchetto di sigarette, io non fumo neanche, non ho mai fumato nella mia vita, se sul pacchetto di sigarette c'è la foto del tumore, ti dicono non fumare perché sennò ti viene sta roba qui, perché ce la mettono? E perché la gente comunque continua a comprare? Dietro il grattevinci c'è scritto gioca responsabilmente, bla 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 bla, e comunque la gente gioca lo stesso. Ma secondo voi li mettono così tanto per? Così perché gli va? O perché effettivamente ci sono delle patologie? Cioè, ragazzi, viviamo nel 2023. Guarda, vivessimo nel 1857, nel nostro paesino, nel nostro borgo medievale, in cui se uno fa una cosa perché poi la gente viene a dire, ma potevano semplicemente non farlo, o potevano dirgli di non farlo, ma certo, ovviamente, gli assassini si fermano così, Se a Hitler gli avessero detto di non creare l'olocausto, se al mostro di Firenze gli avessero detto non uccidere le coppiette, avremmo risolto tutto, no? O forse la butto lì, dato che la psicologia è arrivata a un livello alto e per fortuna oggi abbiamo molto più chiaro di quello che succede nella mente delle persone, perché ci sono degli schemi, delle aree sensoriali che si attivano
possiamo iniziare a capire che ci sono anche degli allarmi che suonano e preoccuparci se dei ragazzi di 20 anni fanno sta roba qua. Oh, ragazzi, io ho visto della gente di 50, 60 anni che, vabbè, ma per ridere, sì, hai ragione Antonio, cioè, c'hai ragionissimo che non è quello, era per fare un esempio, estremizzare molto, ma cioè, se è un cinquantenne o un sessantenne che viene a dire sta roba qua, ma che Fagioli potrebbe essere tuo figlio, Tonali potrebbe essere tuo figlio, Zaniolo potrebbe essere tuo figlio, ma adesso facciamo il finta, io sono il padre di Zaniolo. Adesso Zaniolo forse è meglio di no, perché Corona ha detto che anche la madre... Sono il padre di Fagioli o di Tonali. Mi vengono a dire, guarda che tuo figlio ha giocato ste robe. Secondo te il primo pensiero che mi viene in mente è, cavolo, adesso la carriera come fa? Oppure, attenzione... mio figlio c'ha un problema, provo ad aiutarlo. No, no, che giornalista non mi freghi niente, d'accordo, ve lo sto dicendo a voi, perché io sto parlando di utenti, di utenti, perché adesso questo fatto coinvolge il calcio, ma non è roba di calcio, Questo sì, e infatti io dico, se hanno puntato sul calcio, se si sono venduti le partite di calcio, io qui alzo le mani, io qui non metto più bocca, perché chi va a truccare una partita di calcio scommettendo contro la sua squadra, fuori la sua squadra, questo non esiste. Questo non esiste. Qui io alzo le mani. Ma dato che in questo momento non si sta andando in questa direzione, cioè non si sta dicendo che Fagioli si è giocato, che a Reggio Emilia l'anno scorso avrebbe vinto il Sassuolo e quindi ha sbagliato il pallone, ha dato al Sassuolo e si è fatto fare gol per vincere la schedina. Se esce fuori una roba del genere... Fagioli va aiutato, punto, sì, d'accordo, ma sta roba non esiste fuori dalla Juventus. Se viene fuori una roba del genere, finita lì, Non esiste, sì, aiutatelo, però prendetelo e mettetelo via dalla Juventus. Se mi vengono a dire, oh ragazzi, ma Fagioli si è fatto a 20 anni 1 milione di euro di debiti perché si va a giocare su delle piattaforme illegali. E la prima cosa che mi viene in mente di dire è prendiamolo, diamolo in mano a chi di mestiere lavora sulla mente, perché c'è qualcosa che non va, e poi finisce così, perché qualcuno mi ha detto ma però con Pogba, sì, ma ragazzi, qualcuno mi ha paragonato la situazione di Fagioli alla situazione di Pogba. Ragazzi, Pogba ha fatto un errore in cui ha assunto una sostanza che non doveva prendere, consigliata da un medico di famiglia, e con Pogba che non lo dice ai medici della Juve. Ha 30 anni, padre di famiglia, dopo aver già fatto la sua carriera, e non è un errore dettato da qualcosa magari malato che può essere... È stato un errore, una banalità, che gli costerà caro, carissimo. E che potrebbe avere dei riscontri anche che vadano a truccare delle partite, perché il doping è vietato per questo, perché potresti truccare una partita tramite uno strapotere fisico. Non è la stessa situazione di farsi dei debiti a 20 anni perché magari hai qualcosa che non va nella testa e nella quale dovrebbero darti una mano piuttosto che gestirla in questo modo. Cioè, sono due concetti proprio differenti, ma differenti. E chi non capisce che in prima pagina non ci deve finire Fagioli, Zaniolo e Tonali fanno questo, giocano questo. Bisognerebbe scrivere, attenzione, c'è una generazione di ragazzi, perché Tonali cos'è? Un 2000. Zaniolo cos'è? Un 99. Fagioli cos'è? Un 2001. 99, 2000, 2001, quella generazione lì, quell'annate lì, dato che l'altro giorno mi hanno detto la generazione del calcio e del fantacalcio, però cosa facciamo? Questa è la generazione della schedina del gioco d'azzardo? Facciamo la battuta o proviamo a metterci lì e a capire dov'è che si è sbagliato per evitare che la prossima generazione non faccia ancora peggio di questa? Perché
magari è stato pompato un mondo, è stato messo in evidenza come sia davvero facile tramite queste cose fare dei soldi, perché adesso siamo qui che parliamo di giocatori che i soldi ce li hanno, che non scommettono per soldi. Adesso io vorrei fare un sondaggio, se c'è qualche mod facciamo un sondaggio. Quanti anni avete? Scrivetemi in chat quanti anni avete, perché io ne ho 31, però sono sicuro che si andrà da i 50, magari qualcuno che avrà 50 anni a chi ne ha 16. Vedi, guarda, qualcuno mi ha detto 48, qualcuno mi ha detto 16, quindi chi ha 48 sicuramente capisce un po' di più il ragionamento che sto facendo. Chi ne ha 16, 14, 13, io me lo ricordo come pensavo a 13-14. Oh ragazzi, io a 13 anni ci ho vinto il mondiale 2006. Se fossi ancora qui a ragionare con la testa che avevo la sera in cui alziamo la Coppa del Mondo, ma meno male che non faccio più quei pensieri, meno male che c'è stata un'evoluzione, ma meno male, ma per fortuna. Allora vuol dire che probabilmente questa generazione dei 20, 22, 21, che è la generazione dei Tonali, dei Fagioli, degli Zaniolo, sono stati bombardati durante la crescita di messaggi che non sono positivi. Allora dobbiamo interrogarci dove qualcosa è andato storto, perché quelli che hanno 12, 13, 15, adesso oggi 16, magari sono bombardati allo stesso modo, ma peggio. E noi queste domande non ce le facciamo. Ma buttiamo dei ragazzi di 20 anni nelle prime pagine, quando magari c'hanno delle patologie. Adesso, non è la stessa roba, perché non è la stessa roba. Però io negli anni, purtroppo, sono ingrassato tanto. Negli ultimi anni sono ingrassato tanto. Io faccio 6 anni, ho 5, sono fidanzato da 5 anni e mezzo con la mia attuale fidanzata. E quando ci siamo conosciuti ero 15 kg in meno. Ero 75 kg, oggi sono 90 kg. E per quanto io possa provare a sforzarmi, faccio molto sport e provo anche a stare attento con l'alimentazione. Ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio a perdere peso, non ce la faccio a mantenere... E non mi avevi visto, ma sei te, Marco, ma vaffanculo, idiota. Questo è un mio amico. A cagare, ti mando una foto dopo. Non ce la faccio. Se mi avessero messo in prima pagina sulla Gazzetta con scritto quel ciccionazzo di Toselli come hanno fatto quest'estate con Lukaku, ma secondo voi, mi avrebbe dato noia, mi avrebbe fatto male a 30 anni. Figuratevi dei ragazzi di 20 anni e li buttano in prima pagina quando sanno, magari sono anche consapevoli di avere dei problemi. Ma ci rendiamo conto? Sì, lo so che è una questione mentale, perché ci sono passato tante volte, ma si fa un po' più fatica adesso con tutte le cose che c'è da fare. Si fa un po' più fatica perché ci sono molte più cose da fare. E quindi non pensare anche al riscontro psicologico che possa avere questa roba su sti ragazzi. Per me era capricciante. Ma voi adesso avete in mente che cosa possano pensare questi ragazzi in questo momento e quelli che sanno che verranno fuori? Non lo so, prima facevamo il discorso di Nicola Zaleski della Roma. Magari è uscito, non lo so, l'hanno già fatto il nome, non ne ho idea, chissà. L'hanno già fatto? Non l'hanno fatto? È uscito? Non è uscito? Dov'è? Non c'è, non è ancora uscito. Perfetto. E questo come se la sta passando? Se è davvero lui, come se la sta passando questa giornata? Quando stamattina gli dicono, visto che Corona ha detto che fa il nome ed è della Roma, come se la sta passando? Adesso è notizia di oggi. Un ragazzo di Bologna, quindi abita a 45 minuti da casa mia, che era famoso su TikTok
perde la roba, adesso non so se era Fortnite o Star Wars, si travestiva da qualcosa di Star Wars, Fortnite, non lo so, o COD, era diventato famoso perché si vestiva da un protagonista di un videogioco. Ieri si è ucciso in diretta su TikTok. Cosplay di Call of Duty, cosplayer di Call of Duty. Ieri si è ucciso in diretta su TikTok. C'ha 20 anni. Si è ammazzato. Diretta su TikTok. In diretta. Si è ucciso. Ragazzo di 20 anni di Bologna si è ucciso in diretta su TikTok. Perché? Boh, io non lo so il perché, però se un ragazzo di 20 anni arriva a uccidersi in diretta su TikTok, ragazzo di 20 anni che problemi può avere? Che problemi può avere un ragazzo di 20 anni? A parte questo, quale può essere? E poi purtroppo si arriva qua. Perché si arriva qua, perché purtroppo non tutti, io questa non la sapevo, quindi cyberbullismo, però poi deve per forza di cose arrivare all'interno di qualcosa che qui già non andava. Perché se no non lo fai, semplicemente. Adesso vi racconto questa perché mi è successo quasi un anno fa esatto. Adesso c'è anche Marco qui in chat, che lo sa benissimo. Io ho un secondo canale YouTube in cui parlo del mio lato nerd, no? Pokémon, Magic, tutte queste robe. E l'anno scorso sono andato a un torneo di Magic. Ho giocato contro un ragazzo che avrà avuto 23, 24 anni, mi ha battuto, siamo arrivati tutti e due nella top 8, quindi i migliori 8 del torneo, che sono quelli che vengono premiati solitamente. Mentre giocavamo, scherzava, rideva, gioioso, abbiamo fatto la foto insieme, io c'ho la foto, questo ragazzo che non avevo mai visto nella mia vita, ma abbiamo scherzato, giocato, simpaticissimo, proprio, anche se avevo perso, cioè, sapete, adesso non so chi gioca, però sono delle situazioni che si creano meravigliose. Il giorno dopo mi arriva un messaggio e mi dicono è morto, si è ucciso. Ragazzi, purtroppo, viviamo in una società in cui le persone vestono una maschera, perché bisogna far fronte a quelle che sono le problematiche interne. Adesso, se uno ha un problema, io voglio utilizzare anche questo spazio come... Sì, è questo che mi manda nei matti. Io voglio utilizzare questo spazio, dato che ho la possibilità di passare certi messaggi. Adesso entro, forse vi faccio anche un pochettino capire perché questa roba la sto prendendo dal punto di vista un po' più protettivo, piuttosto che dal punto... Ah, guarda quello che cosa fa! Se qualcuno ha un problema... ha un malessere interno, parlatene, andate ad affrontare il discorso con qualcuno di competente, con qualcuno che ha studiato per farlo, non limitatevi a tenervi tutto dentro, perché purtroppo viviamo in una società cattiva, viviamo in una società cattiva e in una società appariscente, in cui se non sei bello, perfetto, magro, ricco, intelligente, vestito bene. Sei un coglione. Ma questa è finzione.
non si vive nel mondo della Mulino Bianco, che ti svegli la mattina e ci sono gli uccellini che cinguettano e la colazione è pronta, tutto bello, sorridente, che sono le 6.45, fuori c'è la nebbia, devi andare a lavorare e ti tira il culo. Non viviamo in quel mondo lì, viviamo in un mondo stressante, viviamo in un mondo che ci porta all'esaurimento, che ci porta all'esaurimento. Il mio ultimo post su Instagram, va in questa direzione qui. Questo qui, in cui c'è il fisioterapista che mi massaggia e la caption è: quando vuoi continuare a giocare a calcio, ma hai 31 anni e almeno 10 kg di troppo. Perché non bisogna nascondere, far vedere che... Ragazzi, si scoppia. Ragazzi, si implode. Se qualcuno ha delle problematiche, se qualcuno ha dei problemi, bisogna combatterli, bisogna curarli, bisogna prendersi cura della propria salute mentale. Se io c'ho male alla spalla, hai male alla spalla, è 10 mesi che hai male alla spalla, non la riesci a tirare su, che cosa fai? Se ti svegli, che cazzo, c'hai metà testa che non ti funziona, c'hai male. Vai dal dottore. No? Normale. Perché se della gente c'ha un problema magari legato al gioco d'azzardo, magari legato come questo ragazzo che si è ucciso ieri su TikTok, o come quel ragazzo che purtroppo si è ucciso l'anno scorso dopo aver giocato a Magic, non vanno dal dottore che cura quella roba lì. Perché? Perché viviamo in una società che per forza di cose ci porta a voler apparire perfetti. Ma chi è perfetto alzi la mano, davvero, chi è perfetto alzi la mano. Io non la alzo. Se possibile le abbasso il più possibile, le metto quanto più possibile vicino al pavimento. E anche questa roba di voler buttare in prima pagina sti ragazzi di 20 anni. Oh, abbiamo perso un'altra occasione di poter migliorare sto mondo, eh? Abbiamo perso l'ennesima occasione di poter migliorare sto mondo. Anzi, abbiamo preso ancora di più la palla al balzo per mostrare quanto siamo delle merde. Che siamo delle merde. Vediamo se è uscito davvero Zaleski oppure no, come state scrivendo in chat. Tra l'altro, lo stesso Corona che per la finale di Champions dell'Inter ha pubblicato sul suo Telegram le conversazioni con l'avvocato dicendo: andiamo a Istanbul. Ai domiciliari, questo voleva andare a Istanbul, o forse è andato a Istanbul, non lo so, non ne ho idea. Siamo qua che ci fidiamo di sta persona qua, che mettiamo tutto nelle mani di sta persona qua. Ah, tra l'altro sul sito di Corona c'è proprio scritto: la fonte di Corona dice che Zaniolo scommetteva sulla Roma in Coppa Italia quando giocava nella medesima squadra. Cioè, è proprio una bella sidurata, eh? No, io comunque non, sul sito di Corona non vedo di Zaleski. Io non l'ho visto, ho aggiornato adesso, dov'è che è scritto? Cioè, vi prego, non continuiamo a parlare del sentito dire, del passaparola. Stiamo trattando un argomento molto delicato, un argomento che non dovrebbe avere niente a che fare con il calcio. Ma anche il disrega, dove è stato scritto? Ma tanti siti dove l'hanno presa? Alcuni citano Dillinger, perfetto. Questo è Dillinger, che è il sito di Corona. Se facciamo control F5 così saltiamo. Questo è l'ultimo post, ed è di ieri. Dove lo stiamo prendendo?
Da dove? Qui non c'è niente. Magari da qui? Andiamo, dalle storie. Ascoltiamole. E queste sono di ieri. Ma Sport Mediaset dove lo prende? Dove me le prende queste informazioni? Non può dirmi fonte Dillinger e poi su Dillinger non c'è niente. Non esiste. E comunque ha vinto lui, perché io non avevo mai visto una storia di Dillinger News nella mia vita prima di ieri. Non ero mai stato su Dillinger News di ieri, e quindi ha vinto, perché siamo qui che le sfogliamo. Ha vinto nel suo intento, sta riuscendo, questa è la cosa. Cioè, rendiamoci conto che nervoso. Voi non potete capire che nervoso. Adesso l'abbiamo buttata su sta roba qui, sui culi e sulle tette. Vedete, adesso è diventato questa roba qui. Adesso è diventato questa roba qui. Grazie, Juventao. Penso che questo sia un po' quello che voglio passare, perché purtroppo vedo sempre più persone che fanno numeri sul web e sempre meno persone che vogliono passare effettivamente un messaggio. E dato che io, per fortuna, sul web ci sono da troppo, perché quest'anno è il 10° anno, a maggio saranno 10 anni che ho aperto il mio canale YouTube, e conosco bene le dinamiche, ho già visto come funziona, ho visto cosa muove le masse, ho visto persone iniziare carriere, cambiare carriere per volontà, più per moda. Visto tanti anni di YouTube, visto tanti creator, ho visto i modi di ragionare e quelli che erano gli interessi veri e propri, e sono sempre cose che mi hanno dato fastidio. Sono sempre cose che mi hanno dato fastidio. Dato che per fortuna mi è rimasto questo pubblico e questo pubblico sta crescendo con me, e quindi sta maturando con me. Ci sono tante persone che mi seguono davvero da tanti anni, che sono cresciute insieme a me. Spero il giorno che non avrò più seguito o voce sul web di aver comunque passato qualcosa di positivo alle persone che sono entrate in contatto con me. Questa è la mia missione finale. Cioè, se io ho iniziato a parlare di calcio su internet è perché ho sempre voluto fare questo di mestiere, di lavoro. E in seconda battuta, questo, il primo è più una volontà mia personale, nel senso, anche se vogliamo, egoistica, di mestiere, voler fare una determinata professione, però ho sempre detestato il modo in cui si parlava di calcio su internet. Il calcio su internet non è affrontato nel modo che merita. E ne parlavo anche oggi, cioè tante persone, e magari anche persone che sono in chat in questo momento, non lo so, magari ognuno nel suo io potrà scavare e trovarla sulla verità, ma quanta gente c'è che segue il calcio non per il gioco del calcio di per sé, ma per quello che orbita intorno al mondo del calcio?
Ma giornalisti, eh? Giornalisti che analizzano partite che non hanno visto. Ma ci rendiamo conto? C'è gente che parla, analizza, si espone, commenta partite che non sono state viste e si lavora per preconcetti. Ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? E questo è un altro e l'ennesimo punto di non ritorno. E io sarò una piccolissima, non lo so, un sassolino lanciato nell'oceano, una conchiglia lanciata nell'oceano. Non me ne frega un cazzo, almeno ce n'è una. Almeno ce n'è una. Ciao Pietro, saluto il mio amico Pietro che mi ha scritto che sta seguendo. Ti volevo rispondere già al messaggio che mi hai mandato prima, ma ero già in live, poi non so quando sei entrato. È Zaleschi, quindi Dillinger è tornato offline. Che schifo che uno debba star qui ad aggiornare la pagina del sito di Corona per capire chi è l'ennesimo giocatore. Ma te sei Endrake, perché sei Endrake? Perché ecco il quarto nome, si tratta di Zaleski della Roma. Perfetto, eccolo lì. Arriva il quarto nome fatto dall'informatore che sta raccontando a Fabrizio Corona tutti i retroscena del calcio scommesse questa volta. No, 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 no. Anche lui scommetterebbe sulle partite. Partite. Ma allora, partiamo da questo presupposto. Partiamo da questo presupposto. Cioè, Corona non è che sa i nomi. Cioè, Corona non è che sa i nomi dei calciatori. Partiamo da questo presupposto. Signori, adesso io provo a mettermi a nudo, provo a dirvi quello che è un po' la mia sensazione, no? Dopo queste ore, questi giorni un po' di follia. Poi è la mia personalissima opinione. Vale meno di 2 centesimi. Potete essere d'accordo con me, non d'accordo con me, è quello che volete. Però prima ascoltiamo. Sentite? E questo non sa neanche che Zaniolo non gioca più nella Roma. Ah, non sentite? Non si sente, perfetto. Niente, nel video il tipo. Niente, non so usare questo programma. Il tipo diceva: ho il nome del giocatore della Roma e Corona diceva Zaniolo. Cioè, non sa neanche, non sa neanche, non ci gioca. Vabbè, faccio il discorso, vi dico quello che ho in testa io. Quello che ho in testa io è la seguente cosa. Qualcuno, non so chi, non so perché. Non so chi è, non so per quale motivo lo stia facendo, però qualcuno, magari di grosso, penso di grosso, si è ritrovato tra le mani o sapeva benissimo che c'era questa situazione, che dei calciatori in Italia scommettevano sulle partite, non lo so, cioè perché non sappiamo che cosa sta succedendo, su delle piattaforme illegali, ludopatia, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, però qualcuno, sì, Zaleski, qualcuno sa, e questo qualcuno deve essere un pesce grosso, non prendiamoci in giro. Non so di che ambito, sportivo, politico, non so. Non so perché sarebbe sparare sulla Croce Rossa, sarebbe sparare nel mucchio per prendere su qualcosa. Però questa persona lo sa, lo sapeva. E non può esporsi in prima persona e dire qualcosa di così grosso. Ora, tu magari sei un personaggio pubblico, di spessore, di rilievo, che sa qualcosa di grosso che deve venire fuori perché lo vuoi far venire fuori, ma non lo puoi dire in prima persona perché sennò la tua immagine verrebbe messa a dura prova. Ma allo stesso tempo sai che esiste uno come Fabrizio Corona che in cambio di qualche soldino cavalca l'onda al 100% alla perfezione
perché è il suo mestiere, perché non ha assolutamente scrupoli da questo punto di vista e sa creare lo show. E chiamo Corona e gli dico: pronto? Ho delle informazioni. Sei disposto a creare questa recita? Questa è la mia sensazione. Matteo, grazie mille per la sub, benvenuto. Perché Corona sicuramente non è che era lì nei centri scommesse, non era lì a cercare gli IP dei calciatori che si connettevano al sito di scommesse illegali, non è, cioè, teniamoci. O è qualcuno, ma attenzione, attenzione, ve ne dico un'altra. Magari c'è davvero qualche calciatore che ha scommesso su delle partite della sua squadra del cuore. Magari c'è davvero qualche calciatore che ha venduto una partita della sua squadra. Cioè, io non mi sento escludere questo, anzi, io sono seriamente preoccupato che il calcio italiano possa implodere. Io sono seriamente preoccupato che il calcio italiano possa implodere, perché qualcuno verrà fuori da questo punto di vista. Però vi faccio anche un'altra domanda. Chi può sapere per filo e per segno perché, sai, prima vi dicevo, abito vicino a Reggio Emilia, abito vicino a Ferrara, mi hanno sempre detto che Berardi gioca d'azzardo e che Allegri gioca ai cavalli. E ne so due. Però se in un momento come questo viene fuori che si sanno 50 nomi, 50 nomi non sono due che li hai saputi negli anni per passaparola, e sono 50 nomi certi, allora chi potrebbe sapere queste informazioni per certo? Perché quella persona dovrebbe pagare Corona e non esporsi? Ditemelo, perché io la spiegazione logica, che non significa che sia così, ce l'ho. E cioè, quelle persone che sono state inserite nel giro, che sono state inserite in questo giro, che gestivano questo giro, e magari hanno avuto dei problemi e sono state escluse o sono state tolte da questo giro. Guarda, no, abbiamo litigato, te questi soldi non te li fai più. E allora io cosa faccio? Non faccio la snicciata alle forze dell'ordine. Io c'ho tutto. Io c'ho carta canta. Carta canta. Se io qui ho fatto la schermata, ho tirato giù tutti i nomi degli account, ho le prove, te le passo. Tu creati lo show e nel primo momento di pausa nazionali fai scoppiare sta bomba. Io non so se è la FIGC, non ho la più pallida idea, io non credo nemmeno che possa essere la FIGC, non credo. Cioè, nella mia testa c'è questo. Una generazione di calciatori che purtroppo ha dei problemi, e cioè è dipendente dal gioco d'azzardo, ma non può giocare, non può esporsi, perché avrebbe ovviamente un contraccolpo dal punto di vista mediatico. Cioè, se viene fuori che Fagioli è ludopatico e che ha volontà di scommettere sulla roba, metti che non è nemmeno il calcio, o metti che c'è anche il calcio, non lo so, ma sappiamo che c'è questa generazione di calciatori che passa parola, o sai, a me piace scommettere, ma dai, ma anche a me, ma come fai, eh? Ma non ti preoccupare, io c'ho un amico di un amico che ha questo sito, sul quale dentro questo sito puoi fare le robe. Ok? Ma dai, ma mandami il link, ma dai, dammi il contatto, lo chiamo, ci faccio due chiacchiere. E c'è questo gestore che ha questi siti, magari dark web, deep web, non lo so, o magari semplicemente fuori dall'Europa, fuori dall'Italia, non ne ho idea. Non ne ho idea, sto sparando. Però me la immagino una roba del genere. Oh, guarda, sai che c'ho un amico che fa sta roba, sì, dammi il contatto. E c'è questo giro in cui questi calciatori che si conoscono, perché sono tutti ragazzi giovani,
giocano su queste piattaforme illegali gestite da questa organizzazione. Quello dentro l'organizzazione che per tanti anni ha gestito e fatto così, magari litigato, è per far scoppiare questa organizzazione, pronto, corona, ti mando tutti i dati. Per me così fila perfettamente. Poi, la puttanata, me la butto lì, però cioè, trovatemi la cosa che non fila in sto discorso. Trovatemi. Cioè, se mi dite, no, guarda, non può essere così, perché io ascolto, cioè, tanto stiamo parlando del niente, stiamo teorizzando sul nulla, cioè, magari uno mi può dire, secondo lui sono gli alieni, cioè, vale tutto, cioè, non c'è, però mi sembra una roba di questo tipo, e anche il fatto, ragazzi, cioè, teniamoci, no, guarda, per fortuna non so niente. E anzi, se avessi davvero saputo della roba e avessi detto sta roba qui, domani mi trovate in una cassa di mogano. No, non so niente, non so assolutamente niente. Non so niente. Ma meno male che non so niente, perché sennò me ne starei ben zitto, perché significa che c'è qualcosa di più sotto. No, non so assolutamente niente. E non mi ricordo più cosa stavo dicendo. No, non me lo ricordo più. Che discorso avevo iniziato? Ah, della tempistica, cioè non è un caso che esca adesso, ragazzi. Cioè, perché oggi? Cioè, perché adesso? Perché adesso? Perché questa settimana proprio? Perché? Ditemi perché. Perché questa settimana? Ma Corona ha fatto quello che sa fare e che ha sempre fatto. Non per la nazionale. La risposta è che non si gioca a calcio questa settimana. Non si gioca a calcio. Non c'è il campionato di Serie A. Quindi hai 10 giorni, 2 settimane, qui c'è 2 partite della nazionale, e qui la nazionale c'è anche dei giocatori coinvolti. Quindi si incastra bene perché c'è la nazionale coinvolta, si incastra bene perché non c'è la Serie A, e quindi queste 2 settimane come le riempiamo? No, non si gioca a calcio con la Serie A, non si gioca a calcio con i campionati. Cioè, ecco, bravo, perché io questa cosa me l'ero scordata, bravissimo. Ha dichiarato che dopo le scommesse uscirà con i nomi dei calciatori omosessuali, perché non lo dicono? Ma santo Dio! Ma che cazzo ve ne frega se un calciatore è omosessuale? Ma se uno non lo vuole dire, ma è suo diritto non dirlo. Se uno lo vuole dire, è suo diritto dirlo. Cioè, adesso io capisco lo scandalo legato a delle cose illegali. Se trucca le partite, io lo voglio sapere, perché questi giocatori non possano più far parte del circuito sportivo. Devono essere presi ed esclusi da qualsiasi tipo di circuito sportivo se truccano e vendono le partite. E questa è roba illegale, questa è roba penale, perché stai truffando, stai creando una truffa vera e propria. Ma se uno è omosessuale, se uno è eterosessuale, bisessuale, metrosessuale, cioè qua entriamo nella sfera privata delle persone, così, per fare sport, per fare uno show, ma ci rendiamo conto? Ma no, ma non è che il discorso se esce Berardi, ragazzi, cioè è inutile, vi ripeto, chi vive qui, dove vivo io, che vivo a un'ora da Reggio Emilia, un'ora da Bologna, 40 minuti da Bologna, 30 minuti da Ferrara, ragazzi, cioè, qui in Emilia, tra Spal, Modena, Parma, Sassuolo, Bologna, Carpi, cioè, quante squadre di questo tipo abbiamo visto in Serie A negli ultimi anni? Un botto. Quindi quanti calciatori, allenatori, personaggi di spicco del calcio italiano ci sono stati da queste parti? Tanti. Lo stesso Giuntoli è stato a Carpi. Si mormora.
si parla. Cioè, addirittura, 5-6 anni fa, una roba del genere, me l'ha proprio detto un ragazzo che conosco, mi ha detto oggi in pausa pranzo, ho visto Berardi, ero dentro questo bar a pranzare, c'era Berardi che giocava alle slot machine. Se Berardi vuol giocare alle slot machine, ma saranno cazzi suoi? Saranno cazzacci suoi? Per me sì. Poiché debba essere aiutato, certo. È perché significa che ma se vuol giocare alle slot machine, ma saranno cazzi suoi? Senza doverlo sbattere in prima pagina come un delinquente? Se Fagioli c'ha 1 milione di euro di debiti perché ha giocato su un sito illegale perché non voleva mettersi... Ma saranno cazzi suoi? Se ha giocato sul calcio, li cambia perché non lo puoi fare. E quindi magari ti becchi la squalifica. Se hai giocato la tua squadra, lì vai allontanato. Dipende che cosa hanno fatto. Ma che cosa hanno fatto ste persone? Quindi se Berardi esce il nome di Berardi, ragazzi, lo ripeto, Allegri non so quante volte si è andato a Ferrara a giocare ai cavalli quando allenava la SPAL. 1 miliardo. Cioè, io mi sono anche immaginato cosa possa aver detto Allegri a Fagioli in questi giorni. Esatto, è questo che dico. Cioè, se sono arrivati a fare sta roba qua, questo è grave. Questo è grave. Ecco, attenzione. Ma chissà quando Fagioli ha fatto sta roba qui. Cioè, nel senso, se qualcuno mi dice Fagioli ha giocato su l'Inter, giocato Inter, il derby di Milano l'anno scorso, mentre era la Juve, ha giocato il derby di Milano perché era a casa sua che se lo guardava. Allora io vi dico, non dovrebbe farlo, è stato ingenuo, si beccherà la squalifica, giustamente, però non ha fatto del male a nessuno, anche se rappresentava la Juventus. È andato a giocarmi al casinò online Fantasy Kingdom, che cazzo si chiama quella roba lì, di notte perché non riusciva a dormire, perché c'ha la sua voglia di giocare a gioco d'azzardo. Vi prego, aiutatelo. Se si è giocato la promozione della Cremonese, non ci sta. Non ci sta. Assolutamente no. Se si è giocato l'errore apposta in partita per indovinare la schedina, vai fuori. Vai fuori. Ma chissà che cosa è successo? Cioè, nessuno sa che cosa è successo. Cioè, se Zaleski si gioca la sua ammonizione e prende il giallo perché si è giocato 2 milioni di euro sul suo giallo, questo va preso e va buttato fuori. Questo va preso e va buttato fuori perché ha modificato, ha alterato un evento di una partita, di un evento sportivo in cui lui era protagonista, in cui lui poteva decidere. Cioè, non esiste, questa roba non esiste. Se è andata così, questa gente va esclusa. Cioè, qui non si parla più di sport. E poi, ripeto, avrei delle ripercussioni legali. Però adesso la gente sta già facendo la condanna, è già arrivata la condanna, senza sapere. Senza sapere. Ecco, questa è un'altra grande verità. Questa è un'altra grande verità. Questa è un'altra grande verità, quello che vi dicevo prima. Le foto di Tonali al casinò per me sono irrispettose. Cioè, non ci sta che uno mi pubblichi la foto di Tonali al casinò dicendomi ecco, vedi, Tonali ludopatico. Qualcuno mi dice, ma perché dici che Fagioli è ludopatico? Signori, ma la voce di Corona di quest'estate era questa, eh. Fagioli, nonostante i 20 anni, avesse più di 1 milione di euro di debiti. O la foto di Berardi alle slot, che ho visto anche quella. È quello il punto. Cioè, se Fagioli si è fatto 1 milione di euro di debiti a 20 anni, ma secondo voi perché se l'è fatto? Se davvero è vero quello che dice Corona, perché se l'è fatto? Secondo voi? Secondo voi?
Sì, ma Matteo, è questo che sto dicendo. Cioè, il messaggio che sto passando è questo. Se Neymar gli piace giocare a poker, ma cazzi suoi. Ma perché deve essere un problema Neymar che vuole giocare a poker? Cioè, è come se io mi mettessi tutte le sere a giocare a carta alta con un mio amico e ogni volta ci giochiamo un euro. E fra un anno ho perso 10.000 euro per fagioli, 1 milione di euro, una cifra impattante, magari che non lo sposta al 100% per il suo stipendio, ma 10.000 euro magari una cifra che non mi sposta in un anno, però avrei preferito non averlo quel debito di 10.000 euro. Vuol dire che sto passando un problema, sto passando un periodo di dipendenza da qualcosa. Cioè, è questo qua il punto, è questo che a me dà fastidio, che voglio passare. Io spero che veramente la gente, questo video, questa live la ricaricherò su YouTube, quindi se state guardando questo video su YouTube, ciao ai ragazzi di YouTube, perché in questi giorni la gente mi sta dicendo: sei troppo tenero con Fagioli, vuoi proteggere Fagioli. No ragazzi, voi non avete capito qual è il discorso, voi non avete capito qual è il discorso, che qui si sta facendo un processo senza aver letto le carte, perché le carte non ci sono ancora, qui non si sa qual è l'errore commesso. No, ma infatti non è una scusa, attenzione, cioè il punto è proprio questo: se ha sbagliato, se ha puntato sul calcio, che paghi con la squalifica. È giusto che stia fermo, è giustissimo che stia fermo, se ha scommesso sul calcio non lo può fare, è giusto che stia fermo. Ma se si è fatto 1 milione di euro di debiti a 20 anni, vuol dire che c'è anche qualcosa sotto, vuol dire che c'è qualcosa sotto, e vuol dire che è una persona che va aiutata, a prescindere dalla fede, a prescindere dalla squadra, a prescindere dal nome, poteva essere chiunque. Cioè, è questo che vi voglio passare. Io non ho mai detto che non debba pagare. Se uno è colpevole, paga. Cioè, punto. Punto. E se uno va a alterare i risultati, che possa essere l'ammonizione, l'assist, il gol subito o non subito, il gol sbagliato porta vuota, perché se l'è giocata o perché ha preso dei soldi per sbagliarlo, queste persone... non stiamo neanche qui a parlarne, queste persone hanno preso ed escluse dal calcio. Avete mai visto il video delle Iene, lo scherzo a cranio? Avete mai visto? Con Pavoletti, João Pedro? Cioè, quella è la reazione che mi aspetto. Quella è la reazione che mi aspetto. Anche perché a un certo punto Corona, signori, dice che Fagioli è stato messo fuori rosa da Allegri, dalla Juventus. Ma quando è che Fagioli è stato messo fuori rosa da Allegri, dalla Juventus? Cioè, quando è stata sta cosa? Quando è successa? Io non me la ricordo, sinceramente. No, ma Matteo, ho capito. Cioè, è l'ennesimo esempio che voglio cercare di passare. Sì, l'ho capito, avevo letto gli altri commenti. Ma, se Neymar vuole giocare a poker, che giochi a poker. Cioè, è quello lì il punto. Ma magari non c'è nessuno nell'Inter. Ma scusatemi, ma perché deve venire fuori il nome dell'Inter? Perdonatemi, Ma perché deve per forza venire fuori il nome dell'Inter? O magari nell'Inter non c'è nessuno che gioca. Magari nel Napoli non c'è nessuno che gioca. Ma chi se ne frega? Cioè, perché se esce Fagioli che gioca nella Juve, deve uscire anche quello dell'Inter e quello del Napoli. Cioè, ragazzi, non è la collezione delle figurine. Non funziona così. Anzi, io mi auguro che non ne escano più. Io mi auguro che non ne escano più. Mi auguro che sia finita qui. Mi auguro che sia finita qui. Che domani non escano più degli altri nomi. Me lo auguro veramente. Sì, ecco. Cioè, dai. Cioè, lui ha detto che sono 50 nomi e ogni giorno ne fa uno. Oh, ragazzi, sembra le nomination del Grande Fratello, Le nomination del Grande Fratello.
cioè, questa pausa nazionale è il delirio. Io pensavo di aver visto tutto l'anno scorso. Io pensavo di aver visto tutto l'anno scorso con quello che era successo extracampo. Vai. Così, buttiamole in mezzo tutte. 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 Sì, ho letto anche dei tre precedenti. Ho letto anche dei tre precedenti. Ah, ormai ce la prenderla sul ridere, eh? Ormai la prenderla sul ridere, perché... Sì, anche a me. Spero che me li dia presto. Comunque, signori, non è una bella situazione e secondo me non è stata nemmeno presa nella maniera giusta dagli organi di informazione. Cioè, davvero, sentire i giornalisti che chiamano Corona per avere informazioni mi sembra abbastanza fuori luogo. Non lo so, fatemi sapere un po' come la pensate anche voi. A maggior ragione per quelli di YouTube, scrivetelo nei commenti. Direi che abbiamo già analizzato il lungo e il largo questa situazione. E quindi vi saluto e vi ringrazio per essere stati qua con me. Ciao ragazzi, alla prossima.